quindi ora dall'incontro con il dottor De Angelis, funzionario dirigente del Ministero della Pubblica Istruzione, con il quale abbiamo affrontato tutte le problematiche oggi all'oggetto dell'incontro. Abbiamo cominciato con gli inidonei, abbiamo proseguito con la questione del personale ad precario, abbiamo scoperto alcune cose. La prima di queste cose è che nella realtà sono già liberi i 3.700 posti per il personale precario ATA, per le immissioni in ruolo, il che significa, anche se il dottor De Angelis è stato alquanto contraddittorio nella fase iniziale dell'interlocuzione, che nella realtà non bisognava firmare il modulo B per liberare i posti ATA, così come le organizzazioni sindacali avevano inizialmente detto, perché non avendo accettato di passare nei profili ATA, implicitamente quei posti sarebbero stati liberati, ed infatti così è. Dunque ci sono 3.740 posti che il personale inidoneo che non è potuto passare ATA ha lasciato liberi per i precari, e adesso bisognerà giocare la partita della questione delle visite, che per noi, lo ripetiamo, sono fuori tempo massimo, perché la legge prevedeva esattamente e precisamente un termine, e cioè nel comma 6 dell'articolo 15 della legge 128/2013 si dice esplicitamente che il personale già precario nel momento dell'approvazione della legge sarebbe stato sottoposto a visita entro il 20 dicembre. Noi riteniamo che quella data sia una data perentoria e soprattutto che non ci sia bisogno da parte dell'amministrazione di sprecare ulteriori soldi per l'immissione, per fare le visite e le commissioni mediche del personale stesso. Siamo poi passati ad analizzare altre problematiche, per esempio quello dei modelli viventi, e l'amministrazione si è dichiarata assai perplessa sulle posizioni espresse dai dirigenti scolastici della Regione Sicilia. Tant'è vero che abbiamo deciso che ci sarà un altro incontro per la questione ed entrare nel merito previa telefonata con l'amministrazione nella settimana prossima, perché la circolare emessa su nostra richiesta dall'amministrazione è una circolare valida a tutti gli effetti per dare i soldi necessari a copertura degli incarichi che vengono forniti ai modelli viventi. Per quanto riguarda quota 96 abbiamo richiesto nello specifico di presentare, pur se con riserva, la possibilità di essere inseriti all'interno della domanda di trasferimento, della domanda di pensionamento per quanto riguarda il personale, e su questi sono stati interlocutori, così come si è dichiarato disponibile per una revisione attraverso un'ordinanza ministeriale delle posizioni dei modelli viventi che dovrebbero essere riguardate. Per quanto riguarda la materia alternativa, dobbiamo segnare sicuramente un passo in avanti, perché almeno il dottor De Angelis ha dichiarato che nella realtà si potrebbe anche prevedere già dalle schede di iscrizione attuali forse online la possibilità che comunque compaia una casella nella quale sia presentata la materia alternativa già come possibilità, pur non avendo semmai la scuola già un progetto attivato, proprio nel rispetto di quelle che sono state le sentenze che vanno a prevedere la possibilità per tutti gli studenti di avvalersi o non avvalersi, ma anche di richiedere appunto la possibilità di scegliere già una materia alternativa specifica. In ogni caso, secondo noi, questa fase è una fase solo interlocutoria, perché molte sono le cose che non sono state chiarite, anche rispetto agli scatti stipendiali, che pur prevedendo la normativa un passo indietro rispetto a quanto previsto ha lasciato alcune perplessità, e abbiamo deciso sia con gli idonei che con i precari, con i modelli viventi e con materia alternativa, oltre che con quota 96, di rivederci a breve e di decidere per un altro sit-in e per un'ulteriore mobilità.